Ciao, benvenuto in questo video. Oggi ti volevo parlare, è da parecchio che non parlo di improvvisazione. Io ti invito a vedere la playlist di dimostrazione improvvisazione, la metto sotto il video, che ho smesso da un po' di tempo di scusa, per dedicarmi al fingerstyle. E quindi l'armonia, il fingerstyle, perché per motivi così artistici, perché non ho avuto modo poi di suonare più in trio, in quartetto. Però l'improvvisazione resta sempre una componente fondamentale nella musica, nella chitarra moderna. Anche quando faccio gli arrangiamenti, sono frutto di improvvisazione anche. Cioè il fatto che può essere armonica, melodica, eccetera. Volevo parlarti di quello che, di cui ho iniziato a fare molto presto io, cioè cioè le scale, non suonarle semplicemente. Ho preso già il plettro perché ti prendo le scale di Segovia, no? Che sono scale diatoniche, scale maggiori. Queste scale che trovi nel corso di classica, cioè in varie tonalità, scritte in intavolatura, come si eseguono. La mano sinistra come deve eseguirle, il modo corretto, la destra, la stessa cosa. Nella chitarra moderna abbiamo invece diteggiature derivate dal Caged, da quel sistema che non vado perché ci vuole un video apposito di mezz'ora per parlare del Caged, Caged, C-A-G, cioè di... Questo gli accordi del Caged, che infatti insomma, ti danno tutte posizioni di Do, di, eccetera, Do maggiore, gli accordi maggiore, minore, che sono le posizioni che comunque usiamo anche studiando le triadi, eccetera, no? Conosciamo comunque al di là del Caged, così le diteggiature. Le diteggiature avranno un nome, no? Le diteggiature di Do che partono dai vari gradi avranno un nome. Questa è diteggiatura in forma di... Questa è diteggiatura in forma di Mi. Non voglio parlare di Caged perché non serve a niente, nel senso... Per la lezione che voglio fare adesso, o gli dai un nome, o non gli dai un nome, forma di C, forma di Do, tu devi conoscere quelle forme di accordi, di diteggiature, eccetera. Non entro nel merito, qualcuno, no, il calcio è una cosa fenomenale. Cioè, alla fine tu devi fare musica con delle forme. Ora le forme o le impari col calcio, Do senza, non ha importanza, ecco. Questa è in forma di La perché c'ha questa diteggiatura. Cioè, forma di La. Ora, o dico forma di La, o dico è una forma, una diteggiatura di Do che parte dal Sol. Capisci? Questa è in forma di Sol. Eccetera. Queste forme di scale maggiori ormai si trovano dappertutto, però le trovi nel corso solista mio, corso chitarra solista wow, perché le diteggiature le trovi dappertutto, però le modalità di sviluppo melodico non le trovi dappertutto, eh. Qualcuno ne può parlare, eh. E poi sono ordinate così come tutti i corsi. Corso solista, cioè è ordinato, parte dagli intervalli.
Ok, no, dalle pentatoniche, dagli intervalli, dalla teoria musicale, se no non capiamo che stiamo suonando, no? È difficile improvvisare se non sappiamo cosa fa l'armonia sotto. Sto facendo una progressione conosciuta. Se non sai cosa fare, come improvvisarlo, c'è una serie di cose da sapere, quindi gli intervalli, la teoria musicale, gli accordi, i voicing, eccetera, le leggiature. Non voglio il succo di quello che... Come usare le scale è il succo di questa lezione, che però devi approfondire nei libri, anche se libri che parlano di questo. Diciamo, cioè, libri che ti fanno dal punto A al punto Z non esistono, li devi mettere insieme tu. Prendere 30-40 libri, prendere 50-60 dischi, prendere... Capisci? Quindi noi abbiamo fatto questo lavoro, dico noi didatta, con i videocorsi, di mettere insieme dal punto 1 al punto 10, no? In ordine, quindi come usare le scale, come usare l'armonia, come capire... Cioè, una volta dicevo, come capire la musica? Ho iniziato a capirla io qualcosa dopo 36 anni di studi, non 36 anni di vita. Perché c'è chi dice, ma io suono da 60 anni. Di 60 anni di che cosa? Che hai fatto il carpentiere o il professore di disegno, di educazione tecnica? Cioè, quando tu parli 30 anni... scusami la parentesi, mi viene da ridere che io guardo molti video di concorrenti, di anche bravi, di ragazzi di 20 anni, 18, di 30 anni, che dicono: io ho 20 anni di esperienza. Ne hai 30, e quando hai iniziato a insegnare a 10 anni? E quando hai studiato nella pancia di tua mamma? Cioè, voglio dire, uno di 50 anni può dire ho 20 anni di esperienza di insegnare, o no? Uno di 18 anni, 20 anni, io ho 20 anni di esperienza. Questi 20 anni inventati, vabbè. Mi sto dilungando troppo. Allora, volevo parlare di questa cosa. Quindi le scale, ne ho parlato brevemente, rapidamente, ho fatto tanti video che parlano come suonare, non studiare le scale. Questo è uno studio, no? Pure in conservatorio si studiano le scale, due ottave, tre ottave. Ovviamente non è musica, cioè questa ti sviluppa la meccanica, ti può sviluppare la coordinazione e la meccanica. Così, se uso il plettro, mi sviluppa la meccanica, ma di musica non se ne parla proprio. Qui poi bisogna sviluppare. Ho fatto già dei video, ora se li trovo te li inserisco sotto, dove parlo di... Già facendo ta, cioè facendo questi gruppi ritmici. Ottengo una differenza, no? Già facendo le terzine. Ottengo una... Si chiama scalare, metodo scalare. Oppure io direi uno sviluppare le note, sviluppare melodicamente la scala. E già dalla musica antica del barocco, già se ascoltiamo i brani, avevano cioè tutte i passaggi nei brani, nelle opere, avevano un significato, cioè avevano un metodo, diciamo, come dire, loro l'hanno sviluppato.
Io voglio prendere, fare due esempi, ok? Due esempi, per me questa è una cosa. Ho letto da due persone, Mick Goodrick e Joe Satriani, quando ero ragazzo. Ho letto che lui insegnava anche Joe Abercrombie, scusa, però lo devo dire perché sennò dici è un jazzista che. Non ricordo, dopo lo scrivo sotto il video il nome. Questi didatta, che sono stati didatta di centinaia di grandi musicisti, no? Per esempio Mick Goodrick, di Mike Stern, di Pat Metheny, insomma, di studiare le scale sulla singola cover, la scala di Do maggiore. In tutte le tonalità succede, vabbè, che memorizzi bene la tastiera così veramente alla grande, perché tu e suoni diversamente, cioè a livello di fraseggio io lo no, cioè, hai altre possibilità. Io l'ho notato in brani classici. Già l'ho notato in certi brani. C'è un fraseggio così, direi orizzontale, no? Prendo due esempi, cioè prendo il tema di Autumn Leaves per farti vedere come sta, è uno sviluppo, rappresenta un modo di sviluppare. È una progressione che dal barocco ad oggi ancora è invariata, cioè nei brani, in migliaia di brani pop, jazz, pop, rock, blues, Gary Moore, il blues, la musica pop, Fiorella Mannoia, cioè avendo fa fatto 1200 video su YouTube. È stato un allenamento per me, è stato un imparare, perché insegnare significa imparare due volte, no? Dice un aforisma. È stato così, cioè impara, a me è un continuo imparare. Autumn Leaves in sol maggiore. Questo è un giro utilissimo, la minore, re settima, sol, do, fa, diesis, si settima, mi minore. Perché è usatissimo in Luigi Tengo, in centinaia di canzoni. Il tema, che in sol maggiore, parte dal mi, capisci? Vedi queste note? Io. È un procedimento, è uno sviluppo melodico già di. Perché io suono delle note della scala dal mi, però non vado qui in maniera congiunta, per gradi congiunti, cioè in ordine, ma potevo fare. Lui fa una cosa interessante, fa G-moll, faceva i temi così, oh. Vedi in orizzontale invece che in verticale. Ce ne sono tanti di temi, di procedimenti. E concludo con lasciami un bel mi piace se ti se è interessante e visita la descrizione, ok? Cioè, prima dell'ultimo esempio io ti invito quindi a iscriverti al canale, al sito, trovi sotto il video lezioni per principiante, memorizzazione note,
lettura musicale, brani facili e tecnica fingerstyle, quattro cose. Iscrivendoti al sito Giambiero Bruno ricevi cose che non carico qui, tipo questa, lezioni esclusive. Un sacco di cose ricevi, eh. Non ti faccio l'elenco, se no dura 5 minuti questo intermezzo. Quindi sul sito che non carico su nessun social, capisci? Però se non ti piace, non ti vuoi iscrivere, che ormai ce ne sono tanti che ti propongono di iscrivere, perché è un modo per restare in contatto intimamente. Se no, hai il canale Telegram, il gruppo Facebook sotto il video. Sotto il video ti metto altre risorse, ok? Altre risorse che ho citato nel video, di video precedenti, ok? E quest'altro esempio, qui ti inserisco sotto corso solista, tu dici a me che me ne frega. Non le sottovalutare perché corso solista, cioè magari un allievo ha detto trovo, guarda, ha fatto un corso d'armonia con me, ha detto bene o male, finito il corso, ha detto bene o male si trova quello che fai fare, solo che la tua assistenza non è che la trovo su YouTube o uno che mi risponde, oh, ma in questo punto come si suona? Come si fa questo accordo? Come si interpreta questo passaggio? Come posso sviluppare questo? Diciamo, non è che posso sapere il mille per mille che esiste, no? Cioè, i limiti miei, però in base a tutto quello che ho fatto in 36, 40 anni, quasi 40 anni, posso darti una mano, cioè quando segui un corso mio, che sia solista, e sarebbe improvvisazione da zero o principiante fingerstyle, quindi lettura da zero, tutto quello che ho fatto io con due o tre maestri, uno che mi insegnava il solfeggio e la chitarra classe, i primi 3-5 anni li insegno in fingerstyle principiante e corso classica, cioè insegno le basi proprio stile Sagreras, però semplificato, non è che possiamo fare tutto il libro. Semplifico, sintetizzo 100 pagine del Sagreras in una serie di esercizi, dalle corde a vuoto, alle corde premute, agli arpeggi, alle scale, Gangi, eccetera, eccetera, tutta la didattica. L'improvvisazione, ma l'ho fatto questo in 10-12 anni, perché uno potrebbe dire fai tutto, classe, improvvisazione, cioè l'ho fatto in 30 anni. Ho appreso la didattica della classica, della jazz, l'improvvisazione non jazz, c'è il corso jazz e c'è l'improvvisazione corso wow. Ti metto sotto il video queste risorse, fingerstyle, improvvisazione. Improvvisazione parte dalle poche cose, sempre dagli intervalli, tonalità, insomma la teoria musicale, altrimenti quando suoniamo un brano, ogni brano è in una tonalità, quindi la teoria non è una noia, la teoria ti serve per capire come suonare, come improvvisare, come leggere, capisci? È come se volessi parlare senza e scrivere senza conoscere la grammatica della lingua italiana. Cioè, ti è impossibile imparare l'inglese e vabbè, lo imparo per strada così, magari pure sbagliando, parlando sbagliato, no? Cioè, è una lingua, se la vuoi capire, imparare, è ovvio che tu ti studi quello che vuoi, cioè tu da un libro, da un corso, fai quello che vuoi, non è che devi fare il 100% del libro o del corso, ok? Ho fatto una mega. Ultimo esempio è questo esempio qua, la minore, re minore, sol 7, do, fa, si, mi 7, la. C'è un brano che dalla musica barocca, dal 1500. Oggi ci sono brani ancora così, sia jazz,
come Autumn Leaves, sia di Fiorella Mannoia, sia di jazz, sia di blues, sia Gary Moore. No, ma io suono solo Gary Moore, i Pink Floyd. Che musica, che progressione fanno? No? Vedi questo. Cioè, sta facendo re minore, do, fa, si, mi, la. Una progressione costruita sul circolo delle quinte, un'altra cosa utilissima. Che il circolo delle quinte a che serve negli anni? E cosa serve? È uno studio inutile, una perdita di tempo. Il circolo delle quinte c'è tutta la musica, tutte le tonalità, tutte le progressioni. Cioè. Vabbè, per se questo qua, se faccio re, sol, do, fa, si, mi, la, se vedi va per quarte, re, mi, fa, sol, 4, sola, si, do, 4, do, re, mi, fa, 4, fa, sol, la, si, 4, si, do, re, mi, 4, per quarte, c'è un ciclo delle quinte discendenti o delle quarte ascendenti, come vogliamo dire, però va per quarte, diciamo, volgarmente così. E quindi ci sono state fatte, cioè, un sacco di composizioni, ripeto, dalla musica classica del 1500 fino ad oggi. Qui, se in tonalità di do, sto facendo uno sviluppo melodico, no? Oppure faccio. Faccio a terzine. Invece di fare. Invece di fare, cioè, di studiare le scale ascendendo e discendendo, sviluppiamo le, capisci? Le note in un altro modo. È un solo un modo, poi ci sono tanti modi, le pause. Ne ho parlato in tanti video quando facevo su Autumn Leaves. Una cosa del genere, non ricordo. Feci un video dove suonavo con gli arpeggi, quindi facevo le note dell'arpeggio, la pausa, veniva già un fraseggio. Se lo trovo, lo metto sotto il video anche questo. Vabbè, io ti ringrazio per essere stato con me. Ho un po' improvvisato oggi, un video diverso. E vabbè. Se ovviamente tu dirai, ma io vedo 100 video là fuori, 1000 libri, la didattica sta esplodendo, soprattutto ora io faccio da 12 anni didattica su YouTube. Ora stanno uscendo un musicista all'ora. Perché non suonano dal vivo, invece non suono dal vivo già da 7 anni, 6 anni, tranne 2 o 3 concerti all'anno. Tutta una marea di musicisti non suona più. E
in Italia e stanno facendo, si mettono tutti sul web, cioè ne escono uno ogni ora. Però non hanno una storia sul web, capisci? Nel senso che possono essere bravissimi dal vivo, nella loro scuola, nel conservatorio, ma sul web devi crearti una storia, cioè crearti come dal vivo, il web devi crearti una popolarità, ok? Chi vedo gente che esce e così fa tre video, oppure due, tre video, pa, il video corto. Io ho fatto video per 6 anni prima di proporre uno spartito, un arrangiamento, una gratuiti. E così io continuo, penso, no? Eppure vedo che la gente si retrae. Voglio dirti, no, brevemente, devi seguire una persona, capisci? Uno che ti dà fiducia, ti è simpatico, magari ti è disponibile, ti dà. Io do il cellulare a chi segue i corsi. Cioè, mi chiama, ma questo, ma quella lezione, ma quella. Do WhatsApp, Telegram, Skype, eccetera. Qui non è che vendo e ti saluto, capito? Ti do il libro mio, ti do il corso mio. Qui sei, hai la mia disponibilità. E lo scrivono da Facebook, utilizzando i moduli di Facebook, i commenti sotto, se vedi, nel sito. Concludo, il primo passo è iscriviti al sito giambirobruno.it, perché non è che mi aspetto che vai giù e diciamo voglio imparare tutto, improvvisare, l'improvvisazione, e mi compro il corso direttamente, difficilmente, no? Tu iscriviti al sito, quindi principiante, se vuoi l'improvvisazione blues, la ritmica, eccetera, intermedio se vuoi il fingerstyle, l'armonia, avanzato, il jazz, improvvisazione, jazz. Hai questi tre livelli, giambirobruno.it. Parti da qui e poi decidi se farti un corso di Robin Ford, di un altro mio concorrente, o ti compri libri su Amazon. Però sappi, il corso ti dà, cioè ti dà le nozioni, le informazioni, la gradualità, la progressività, progressivo metodico e l'assistenza di uno di, è come se vai a lezioni. Se tu prendi un corso di 100 euro, ma il libro lo pago 10 euro, ma io ti do il materiale di 100 euro di libri, più 100 euro, 300 euro di lezioni, più 300 euro di assistenza, io ti do 1000 euro di valore per 150 euro quando prendi un corso di armonia o di improvvisazione. Non c'è paragone, chi le ha fatti lo sa, cioè ha commentato perché è così, cioè non c'è differenza con un libro che ti mette i video online. Ho fatto il libro e poi è incluso anche, un libro 15 euro e poi mi dà pure i video gratuiti. Di che cosa? I video che ti do io dei videocorsi sono lezioni come questa, ma proprio nei dettagli, lezione numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè lezioni che prenderesti solo dal vivo. In più, tu mi puoi per ogni lezione chiedere un approfondimento, i dubbi, eccetera. Ok, io ti ringrazio per essere stato con me, scusami la lungaggine del video, noi ci sentiamo al prossimo più specifico. Farò arrangiamenti di Cidencello V in La minore, farò libertà, delle versioni di arrangiamenti che ho studiato, ma più le riscrivo facili, sempre efficaci, ma più facili. Ti invito a lasciarmi un like e ok. Se sei arrivato alla fine, e di visitare i video che seguono. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!